dolcezze. Allora, eccomi, tornata con un altro video, e questo è un video nuovo sul mio canale ed è un mi preparo con voi. Allora, ho deciso di fare questo video perché avevo voglia di fare due chiacchiere e nel frattempo mi devo preparare che sto per scendere, quindi come vedete sono completamente senza trucco e ho deciso di accendere la videocamera e fare questo mi preparo con voi. E quindi cominciamo. Per prima cosa ho aspettato un pochino di tempo perché avevo ho messo la crema in viso, la protezione solare, perché dovete sapere che io come base utilizzo la protezione solare per il semplice fatto che chi ha visto il video sul mio intervento laser, non so se qualcuno di voi l'ha visto, dopo vi linko il link nell'info box. Io devo utilizzare la protezione solare come base sempre, anche in inverno, ed è la protezione solare 50. Ci mette un po' più di tempo per asciugare, rispetto a una normale base ci mette un po' più di tempo ed è un po' più oleosa, quindi la metto un po' prima. E come avevo fatto in un altro video, di solito l'asciugo col fono, cioè metto lì 2 secondi e la faccio asciugare, perché veramente ci mette roba di 5 minuti e cose del genere. E quindi questo. Allora, oggi vado ad applicare il correttore. Volevo fare il contouring per stasera, ma in realtà ho deciso di non farlo perché poi vorrò farvi un video dove vi racconto un po' del mio contouring e di come lo faccio, quindi un tutorial su contouring. Per questa ragione oggi faccio una base normale e utilizzo un pochino di correttore sotto le occhiaie. Il correttore è questo qui della Essence ed è il numero 1. Ok, si mette a fuoco. Beh, c'è le luci di questa lampada che è assurda, comunque è 101. E odiosa veramente, come già qualcun altro sa, perché nel video precedente ho parlato anche di questo problema delle luci, quindi già sa quali sono i miei problemi con le luci ultimamente. E quindi vi stavo dicendo che stasera vado, cioè in realtà non lo so dove vado, solo che in paese da me c'è una festa, quelle sagre, quelle robe del genere, che in realtà io non amo molto, però mi va di stare un po' in mezzo alla gente, perché oggi e ieri mi sono un pochino ritirata nelle mie segrete, tra virgolette, nel senso che ho cominciato a studiare, e quindi praticamente sto uscendo pochissimo. Poi dopo le vacanze, quando io torno dalle vacanze mi deprimo totalmente, cioè veramente sono una noia assurda per i miei amici, perché a me non piace stare in questo luogo dove vivo, cioè odio questo posto, come odio diciamo un po' tutti i posti piccolini, perché diciamo che il paese in cui vivo è una sorta di, cioè soprattutto montagna, sì è tranquillo, anzi farò un vlog prossimamente su una mia giornata studio tipo, quindi vi faccio vedere anche un pochino il paese, perché mi sposto da casa spesso e volentieri per andare a studiare all'aria aperta perché mi piace di più. E però che cosa succede? Che praticamente quando torno dalle vacanze e ritorno in questo piccolo paese, anzi in Italia, cioè a me il problema è l'Italia, quando torno in Italia mi inizio a deprimere. E ve lo giuro, non mi va di fare niente, cioè nel senso che mi metto lì a casa il pomeriggio, semmai dico sì voglio fare questa cosa, voglio vedermi con il mio amico, ma il passo di muovermi da casa per arrivare dai miei amici non riesco a farlo, cioè è una cosa assurda, veramente mi chiudo in me stessa. E quindi questo, Oggi ho studiato perché ho un esame il 18, no che dico il 18, il 28. Il 28 di settembre. In realtà neanche un altro il 18, che però non so se voglio fare perché è un esame che io veramente odio e schifo. Cioè una volta l'ho preparato e non sono andata a farlo. Quindi non lo so se li farò tutti e due, anche perché a distanza di 10 giorni è veramente un po' complicato e confusionario come cosa, quindi non ne ho ancora idea. E quindi questo, ragazzi, oggi ho studiato un sacco, ho visto anche un film di cui voglio parlare, poco ve lo dico. Questa è la mia spugnetta completa, cioè che è prima era viola della Kiko, 3,90 € per stendere il fondotinta, era viola. Adesso, dato la mia voglia di pulizia dei pennelli e della spugnetta, è diventata marrone. Ma non fa niente, domani le lavo, promesso. Anche perché adesso se n'è andato il sole, quindi non si asciugherebbe, puzza poi dopo. E uso, vado a stendere il mio fondotinta, che è questo qui della Vichy, che è anche correttore, il Derma Blend. Fondotinta e correttore numero 35. Nel frattempo che lo applico, voglio dirvi che i miei capelli hanno nuovamente cambiato colore, sì, hanno completamente, sono diventati di nuovo chiari sotto. Purtroppo quando vai a fare queste cavolo di decolorazioni non riesci, e li fai poi soprattutto chiari, tipo lo chatouche e queste cose qua, non riesci mai del tutto a liberarti di quel biondo. Vi sembrerà strano, se nel senso che uno dice oh, è più difficile togliere il nero che il biondo, ma in realtà no, cioè il nero è più difficile per il semplice fatto che quando vai a fare la decolorazione il capello si rovina, si danneggia molto di più. Infatti io i capelli li ho danneggiati, però non è che si vede tantissimo, cioè che i miei capelli sono danneggiati, anzi sembrano abbastanza curati. E anche perché l'ho appena lavata, quindi perciò li vedete un po' così, non perfettamente perfetti. E infatti devo farvi una hair routine, che forse può esservi utile, soprattutto per chi ha i capelli colorati come i miei, può essere veramente utile. Ma io ho degli shampoo che adoro, cioè che veramente non li cambierei. L'ho scoperta da poco, ma in realtà veramente è scopazza. Solo che no, Herbal Essence penso che si chiamino. Sì, sono gli Herbal Essence, se non erro. Che li adoro, ragazzi, stupendi. Veramente stupendi. Comunque penso che stasera ho esagerato con la luce, sono sempre bianca in faccia. E la luce, ragazzi, non so io. È la luce, ho proprio la luce sparata in viso stasera. Quindi vedete bianchissima, faccio impressione. E adesso, in realtà non è questa la maglia che metterò, mi sa, perché adesso me la sto guardando in video e si muove in continuazione ed è un pochino larga. Cioè in realtà dovrebbe andare così, però è un pochino larga, quindi secondo me la cambio. E quindi non so adesso che colore voglio fare il trucco. Quasi quasi lo faccio color marrone, dai, va bene il marrone. E quindi vi stavo dicendo questo, in questi giorni ho quindi veramente sto iniziando a studiare, perché come già vi dicevo in un altro video, riprendere dall'università è veramente complicato. Sono all'ultimo anno, quindi in realtà sono anche super contenta perché non è che mi mancano 3 esami, però non è che me ne mancano 30, però sono contenta perché questo sarà il mio ultimo anno di calvario veramente, perché giurisprudenza è bella, giurisprudenza boh, non lo so, a me è dato tanto, mi è piaciuta l'università, perché vivere il campus è un'esperienza sempre nuova e ed è molto bella come esperienza, però l'unica, diciamo, l'unico problema è questo, cioè che l'università ti crea delle ansie assurde, cioè ma veramente delle ansie assurde, ve lo assicuro. Ah, io non vi ho detto che sto usando la palette di Essence. Volevo usare quella della Kiko, ma in realtà mi scoccio perché i colori sono veramente fortissimi. Stasera non mi va di... cioè, i colori che ho scelto io naturalmente. Faccio sempre così. Eccola qui. E quindi niente, praticamente vi dicevo che l'università porta un pochino di ansie. Un pochino di ansia e di tensione. Cioè, infatti io prima non pensavo di essere una persona ansiosa, ma da quando sto all'università mi è venuta un'ansia assurda, cioè per ogni cosa. Forse sono io che mi lascio un po' condizionare dagli esami, cioè nel senso che se non sono abbastanza preparata non vado, che vado in ansia quando vedo che ne so che un professore, un semplice professore mi guarda male, che se mai la sta guardando neanche me. Non lo so, io non vado in ansia durante l'anno, durante tutto l'anno, non vado in ansia per studiare, cioè nel senso sì, mi viene un po' quella cosa i giorni prima dell'esame, però vado in ansia, cioè, quando sono lì, il giorno dell'esame, io veramente non capisco niente, cioè ve lo assicuro, io non capisco niente. Quando mi chiamano per fare l'esame e mi alzo, dico, oddio, cavolo, ha chiamato me. Quando mi siedo e mi fanno le domande, cioè dovete sapere che io sto così, cioè ferma. Ed è come se un'altra persona dentro di me rispondesse alla domanda e non io, vi assicuro. Cioè divento proprio un caso perso. Mi sento proprio in un altro mondo. E quindi... sto ansiosissima in questo periodo. Ok. Sì, questo è più alto. Più basso. Sì, io inizio a truccarmi e poi mi scoccia. Sì, veramente, sono fatta così. Ma poi su sta luce bianchissima sparaflesciata in faccia, cioè che è veramente il top, mi sa. Certe volte ne metto poca di luce, cioè, perché io non so regolarla, questo è il mio problema. Ho bisogno di una videocamera che mi regola la luce completamente, perché io non sono in grado. Va bene, adesso andiamo un po' a sfumare con un pennello da sfumatura, che non è questo, se no lo trovo mai, ma è questo qui, e quindi sfumiamo un pochettino. Tra le altre cose volevo raccontarvi che sto facendo, tra le altre cose sono nervosissima perché praticamente io ho l'abbonamento a Glamour, ok? Il giornale, come ben tutti sapete, Glamour esce ogni mese, no? Ok, fino a che ci siamo. Vado a mettere un po' di eyeliner. E che cosa succede? Che praticamente questo mese, cioè ieri, arriva il postino, Glamour ancora deve arrivarmi, arriva il postino e mi fa: il giornale dovevano darmelo ieri, ma non me l'hanno ancora dato, non so perché. Dico, ah, ok, va bene. Quindi praticamente sto tutta ansiata perché deve arrivarmi Glamour. Ma perché sto ansiata questo mese che deve arrivarmi Glamour? Per il semplice fatto che ho deciso di non pensare più all'estate. In che senso? Cioè che io ho fatto le vacanze, adesso ho ricominciato a studiare, quindi per me è come se l'estate fosse un pochino... agli sgoccioli, ok? Quindi un pochino chiusa, finita, addio. E quindi sto iniziando a vedere sui siti un po' di cosine, quindi un pochino di abiti invernali e un po' di cosine che voglio. E volevo Glamour per il semplice fatto che volevo consigliare sul mio blog qualche must have di quest'inverno. I miei già ce l'ho, cioè nel senso che i miei must li ho già, però volevo mettere insieme un po' i must di Glamour, quindi delle varie sfilate, un po' i miei must, e parlarvi un po' di qualche sito e farmi anche consigliare da voi, perché non alcuni siti che sto visionando, che sono anche quelli cinesi adesso, cioè questi siti che le ragazze pubblicizzano un sacco su YouTube, questo AliExpress se non sbaglio, perché volevo comprare da questi siti quelle cretinate tipo cappelli o accessori, cose del genere, perché ho intenzione veramente di comprare il mondo e naturalmente non ho intenzione di spendere miliardi. E quindi volevo fare un post sul blog parlando un pochino di questi siti e parlando anche, aspettate, e parlando un pochino anche dei must di quest'inverno, delle sfilate, e quindi voglio farmi dare una mano dal mio fidato Glamour. E quindi sto aspettando. Nel frattempo sul blog ieri vi ho messo qualche fotina. Sono lentissima, cioè. Però i miei occhi adesso sono molto meglio, cioè. Si vede un pochino la differenza rispetto a prima. E che vi stavo dicendo? Che questo video durerà 20 minuti perché io sono lentissima a truccarmi, quindi molto probabilmente durerà 20 minuti e voi mi odierete. Non ho neanche il programma per tagliarlo, quindi lo vedrete intero. No, non è una minaccia, ragazza, tanto voi avete la possibilità comunque di staccare il video a un certo punto. Ah, tra le altre cose, poi il vlog non l'ho fatto più, però volevo raccontarvi un po' della sfilata che andai a fare. Sul blog non c'è, cioè sul blog non ci sta la seconda sfilata, solamente quella sfilo per la prima volta, perché la seconda sfilata non ho le foto, cioè nel senso ho dei video che ho fatto una sorta di mini vlog durante il giorno, che però non ho pubblicato perché non è un vlog finito, nel senso che poi la sera non ho avuto la possibilità di filmare, quindi non l'ho continuato. E che cos'è nera questa? Quindi praticamente non l'ho continuato. E quel concorso là ho vinto delle cose. In quel concorso ho vinto una fascia, che è la fascia del concorso nazionale. Praticamente dovevo andare, c'era un'agenzia di Salerno che si chiama Effetti Speciali. Praticamente questa agenzia di Salerno mi ha dato il premio. Sono rimasta contentissima là per là, però praticamente io ho deciso di non continuare. Cioè di non continuare almeno per ora, perché ho intenzione di laurearmi e poi vorrei trasferirmi fuori, quindi o in Inghilterra o a New York, ancora non si sa niente. Quindi per questa ragione ho detto no, aspetta un secondo, quest'anno prima di cominciare altre cose pensa un pochino ad occuparti della tua vita, tra virgolette, universitaria. E quindi questo giro ho deciso di rinunciare. Avevo vinto anche la fascia che era un sacco carina, infatti ce l'ho appesa in camera, poi nel room tour vedrete. E l'evento era il 3, il 4, il 5, no il 4, il 5 e il 6 settembre, una cosa del genere. Però ho detto vabbè. Ok, che matita sto usando? Sto usando la matita, non mi ricordo neanche io. Ah no, questa l'ho presa, questa matita è della Christian Lay ed è praticamente una linea spagnola che ha il catalogo online e ci sono le rivenditrici nelle varie zone e io ero una di queste rivenditrici e quindi queste due cose le ho prese lì a Rossetta, non mi ricordo, sempre da una rivenditrice. Anche si chiama Christian Lay, ve la consiglio. In realtà io non lo faccio più per il semplice fatto che non avevo tempo. E sinceramente ve la consiglio, andate su internet e scrivete Christian Lay, la trovate veramente carina, cioè fa delle cose davvero carine, anche cose come si chiamano? Anche roba di bisotteria. Quindi ve la consiglio. Vabbè, mettiamo un po' di terra, ma giusto per dare un pochino di colore. Sono biancaccia. Ma no, questa è la luce, raga. Cioè, sono bianca davvero, vi do sicuro. È la luce, vedete? Adesso già sono più colorata. Ecco fatto. Poi mettiamo la mia mitica cipria della Essence. Mette a fuoco? Sì. No, perché ha proprio intenzione oggi di mettere a fuoco. Ah, eccola. Essence All About Matte, che è trasparente e mi asciuga tantissimo, ve lo giuro, cioè è stupenda. Infatti vi devo fare un video delle cose che amo e odio della Essence. E poi vi devo anche fare il video su... il tutorial, vi farò un tutorial di trucco sui trucchi della Kiko. Comunque ragazze, il trucco è finito, come potete ben vedere. Anzi, non so se si vede bene o no, però questo era un mi preparo con voi. Quindi il video dura più di 20 minuti, quindi credo che sia il caso di staccare. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.